Siamo qui oggi, come vedete, caro Andrea, giù dove siamo? Siamo qui alla Basilica di San Paolo, fuori le mura, a Roma, in questo posto dove sono custodite le spoglie dell'Apostolo delle Genti, a San Paolo. Sono qui con il mio amico Leandro a fare un saluto qui. Alle nostre spalle, Andrea, e anche a voi, amici del gruppo, abbiamo la Basilica di San Paolo, la seconda più grande di Roma. È una basilica monumentale, papale, fondamentale, perché anche in questa c'è tutto di cristiano, anche se la, per così dire, la culla del cristianesimo è ovviamente la Basilica di San Pietro, però anche quella di San Paolo ha, diciamo così, il suo perché. Certo, se non altro perché San Paolo insieme a San Pietro è uno dei patroni di Roma, San Pietro e San Paolo sono proprio i pilastri della Chiesa di Roma. E adesso, cari amici del gruppo, vi farò vedere proprio la montagnetta da cui, secondo le voci appunto che circolano, sarebbe stato decapitato. La tradizione sarebbe stato decapitato appunto l'Apostolo Paolo. Eccola qua, guardate. Eccola qua, vedete, ve la sto indicando. Questa qui è praticamente la montagnetta che la sto indicando con il dito sinistro. Da questa montagnetta praticamente dalla tradizione si dice che sarebbe stato per l'appunto amputato la testa, quindi decapitato. Ecco. Quindi questo è quanto, cari clienti. Io veramente, guardate che bella la Basilica di San Paolo, in tutta quanta la sua immensità, una basilica che vi invito a visitare quando volete venire a vederla. Quando verrete qui a Roma, certamente è uno dei posti più suggestivi che vi invitiamo sicuramente a visitare, soprattutto in questo anno giubilare, e soprattutto venire qui e attraversare la Porta Santa, magari facendo anche il giro delle sette chiese. Poi vi diciamo anche che questa basilica ha veramente tanto da offrire, anche perché ogni anno, ogni giorno, caro Andrea, come tu ben sai, perché tu vieni spesso a San Paolo, è meta di pellegrini, di persone che vengono ad adorarla, a venerarla, a tenerla in considerazione. Una basilica molto grande, non piccola, certo non è grande come quella di San Pietro, però è la seconda più grande di Roma. Vi invito qui a venire a Roma in questo anno del Giubileo, a venire a visitare Roma, approfittarne appunto del Giubileo per acquisire le indulgenze, venire a visitare tutte le basiliche di Roma, da San Pietro, San Giovanni Laterano, anche questa qui di San Paolo. E magari mi auguro che ci possa essere un momento in cui si possono organizzare degli incontri tra di noi per vederci, conoscerci personalmente. Proprio qui a San Paolo magari, perché no? Sarebbe bello insomma vedere tutti insieme ragazzi e ragazze, uomini e donne, e fare un incontro completo tra tutti noi, insomma. Siamo persone credenti, crediamo tutti in Dio, quindi questo interesse comune, questa, chiamiamola, religione, questa fede che ci lega, dobbiamo farla sentire e vedere. Grazie da Leandro e da Andrea. Ciao.